Pensate di essere dentro ad una fabbrica ad ascoltare la storia e gli intrighi della famiglia Crespi, quella che fondò l'omonimo villaggio operaio, accompagnati dalla musica delle mitiche Officine Schwarze. Ecco, di cosa vi parliamo questa settimana, aspettando fiato ai libri. Lo spettacolo della settimana è tratto dal libro Al di qua del fiume di Alessandra Selmi. La fabbrica e il villaggio di Crespi d'Adda furono realizzati a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento dalla famiglia Crespi, appunto, una famiglia di industriali cotonieri, in un'epoca nella quale in Italia stava sorgendo l'industria moderna. L'idea era di dare a tutti i dipendenti una villetta con orto, giardino e di fornire tutti i servizi necessari alla vita della comunità: la chiesa, la scuola, l'ospedale, il dopolavoro, il teatro, i bagni pubblici. Nato nel 1878 sulla riva dell'Adda, in provincia di Bergamo, il villaggio ebbe inesorabilmente termine alla fine degli anni 20, con la fuoriuscita dei suoi protagonisti e a causa dei mutamenti avvenuti nel XX secolo. Dal 1995 Crespi d'Adda è stato inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio Mondiale della Cultura, perché le sue caratteristiche ambientali e formali sono ritenute di eccezionale valore storico, urbanistico e sociale. E se non l'avete ancora fatto, è sicuramente un luogo da visitare. Sul palco, per raccontarci la storia della famiglia Crespi, ci sarò io e le suggestive atmosfere musicali delle Officine Schwarz. L'appuntamento con Al di qua del fiume di Alessandra Selmi è per giovedì sera alle 21. Vi aspettiamo!